Buongiorno a tutti, in diretta ancora una volta con questo webinar. Abbiamo un paio d'ore da trascorrere insieme. Siete in 186 per ora, ma il numero, come sappiamo, aumenterà perché poi, appunto, man mano che passano i minuti, arriverà il link. Insomma, avrete l'occasione di salire un po' su questa piattaforma. Ricordo per gli architetti due crediti formativi. La mia unica raccomandazione è sempre la solita: state collegati su questa piattaforma, non navigate esternamente. Insomma, è l'unica. Non c'è bisogno di nient'altro per fare, insomma, per ottenere questi crediti se non stare con noi queste 2 ore su questa piattaforma. Ricordo, potete fare le domande ai nostri relatori sul tema, che tra poco vi racconterò, e ovviamente ci saranno poi dei sondaggi. Ricordo i sondaggi in alto a destra, a fianco a domande, troverete appunto l'area dedicata a partecipare, insomma, anche in questo modo. Ovviamente, prima di iniziare, la sigla. Ecco, avete visto anche il logo di InfoProgetto. Mi piace sempre dire che Action Group, il titolare, diciamo, di questo marchio, è stata eletta presso l'ADI, l'Associazione per Disegno Industriale, come membro del Comitato di Coordinamento del Dipartimento Distribuzione e Servizio. Un giusto riconoscimento ad Action Group, che anche nel periodo, avete visto, dell'emergenza sanitaria, del Covid, insomma, non si è mai fermato. Prima eravamo presenti dal vivo con i tanti convegni, oggi, in queste settimane, in questi mesi, abbiamo in qualche modo garantito, abbiamo garantito questa formazione un po' a distanza. E quindi complimenti ad Action Group. Ma adesso parliamo di luce nell'architettura, un tema veramente, come sempre, molto interessante. Quindi benvenuti subito ai protagonisti, l'architetto Paolo Rizzato. Buongiorno architetto. Buongiorno a tutti. E buongiorno anche all'architetto Mirko Mucciolini Gagliato. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, tra poco diciamo che in qualche modo entreremo nel vivo dell'argomento. Mirko, tu in qualche modo avrai il compito poi di guidare la seconda parte di questo webinar. Cosa ci racconterai esattamente? Bene, oggi l'obiettivo è quello di portarvi un pochino più vicini al mondo della luce nell'architettura tramite delle piccole regole che ho voluto chiamare pillole, proprio perché sono dei piccoli input che vi aiuteranno, spero, nella progettazione e verranno supportate poi da un caso pratico di un progetto di illuminazione che ho seguito poi personalmente. Che ho voluto portarvi non tanto per la sua bellezza estetica, ma per la sua funzionalità. Poi vedremo anche insieme in maniera approfondita perché è stato, diciamo, complesso gestire un progetto già eseguito qualche anno fa e renderlo attuale sia dal punto di vista delle performance, sia dal punto di vista del risparmio energetico, perché sono due fattori che sono veramente importanti. Si dividerà un po' tra questi due temi. Una un pochino più pratica dove andremo a analizzare proprio un progetto. Perfetto, intanto con l'architetto invece Rizzato, architetto, l'occasione, cosa cercherà di trasmettere un po' ai progettisti attraverso la sua presentazione? Ma dunque, io sono stato invitato a fare questa presentazione dalla ditta Rotaliana, per cui avevo progettato 3 lampade, e quindi vorrei, raccontando un po' il processo che mi ha portato all'individuazione e alla soluzione di questi temi progettuali legati a diverse esigenze luminotecniche, cercare di spiegare un po' quello che è il mio metodo di progettazione della luce e come questo studio che mi ha accompagnato un po' per tutta la vita si traduce in un oggetto, in un manufatto che alla fine è poi l'elemento su cui Chiaramente. Architetto, chiedo scusa, la sentiamo un po' il volume, riesce ad avvicinarsi in qualche modo? Perfetto, ok, probabilmente esatto, è una questione di distanza. si può lontano, d'accordo.
Esatto. Possiamo in qualche modo anche cominciare a partire con la tua presentazione che darà il via a questo webinar, quindi se vogliamo anche caricarla e vederla a schermo intero, perché appunto l'occasione sarà, eccola qua, scorriamo appunto con lei le immagini, quindi direi che possiamo partire. Benissimo, no, dunque tengo a precisare appunto che io non sono un designer, ma sono un architetto, mi sono laureato in architettura negli anni 60 e per tutta la vita ho occupato dell'architettura e anche del design e in modo particolare della luce, che è stato un tema che mi ha accompagnato un po' lungo tutto il percorso della mia esperienza. Quindi direi che i miei progetti nascono da, arrivano abbastanza da lontano. Approfittando di questa richiesta di raccontare un po' questi ultimi tre progetti che ho fatto per Rotaliana, sono andato a rivedere un po', anche a ripensare il mio percorso, diciamo, le ispirazioni o gli elementi che erano alla base della mia progettazione. E analizzando proprio questi, soprattutto il progetto relativo alla lampada Squiggle, ho visto come tutta la mia formazione sia sempre di architetto sia sempre stata legata molto al mondo dell'arte, della pittura, della scultura e quindi anche poi dell'architettura. Il mondo della pittura è molto legato, il mondo di tutte le arti figurative è molto legato al concetto della luce. In questo quadro che vi faccio vedere, che diciamo è un tema iconografico presente, molto conosciuto, che è quello della nascita della pittura. C'è un giovane che deve partire per la guerra e la sua fidanzata, la sua amante, per ricordarne il volto, traccia con uno stilo il profilo della sua ombra su una parete libera e bianca. Questo motivo della luce e della linea e del punto luminoso ha accompagnato un po' tutta la mia ricerca, al punto che il primo progetto di design che ho fatto, che è stata proprio una lampada, testimoniava questo mio interesse per la luce e il suo rapporto con l'architettura. Le Corbusier diceva che l'architettura è il libero gioco della luce sui volumi. E per cui, lavorando sulla luce, il mio primo progetto è stata questa lampada, era la 265, prodotta in primo tempo dalla Arteluce, che poi è stata acquisita dalla Floss, ed è tuttora in produzione e direi che ha un successo di mercato quasi maggiore oggi di quello che aveva allora. Si basava sull'idea di muovere un punto luminoso all'interno di un ambiente, e in questo disegno che lo rappresentava, io rappresento una stanza con le sue misure di 4 metri per 3 di altezza, la figura dell'uomo con cui sempre si ha a che fare quando si progetta, ogni oggetto è riferito alla presenza dell'uomo, e la pianta dell'ambiente, un ambiente di 4 metri per 4. E l'intenzione era quella di poter spostare il punto luminoso in modo libero, in modo da poter arrivare molto vicino al punto da illuminare in un modo libero, bilanciato e semplice. La luce, come sappiamo, è
molto interagisce con moltissimi elementi, quindi la fonte luminosa, a seconda di dove viene indirizzato il suo fascio, modifica completamente la illuminazione di una stanza. Per cui il progetto si basava su una mensola che si poteva spostare in questo modo, e su questa all'estremità di questa mensola avevamo un elemento un pivot, un elemento di snodo che permetteva a un'asta bilanciata da un contrappeso e con una lampadina a una sua estremità di muoversi sia nel piano orizzontale sia nel piano verticale in modo assolutamente libero e bilanciato. La testa a sua volta era munita di una forcella che permetteva una rotazione lungo l'asse dell'asta e una rotazione invece nell'asse perpendicolare al precedente, quindi di indirizzare la luce in tutte le direzioni. Andando a rivedere questo disegno si vede poi un altro elemento, c'è questo elemento che qui vorrebbe rappresentare il movimento della lampada. Questa linea, che in questo caso non esiste, perché la lampada è un'altra cosa, ed è composta da una serie di linee rette, eccetera, sarà molto. Quello che farà poi Lucio Fontana nel 51 nello scalone della Triennale di Milano, presentando questa sua composizione che io avevo visto a 11 anni e che mi aveva molto colpito e che mi ha accompagnato un po' nel corso di tutta la mia vita. Si trattava di questa opera fantastica che non è né una pittura né una scultura né un'installazione né un'opera d'arte, ma è qualcosa di tutto ciò messo insieme, ed era realizzata con un tubo a neon fluorescente in vetro ed era sospesa con dei cavi a formare questa stupenda installazione. Il lavoro per completare questo discorso sull'arte, ero sempre anche rimasto molto influenzato da tutto il lavoro di Kandinsky, che lavorava su delle forme geometriche assolutamente astratte, ma anche con dei riferimenti organici. Queste curve, queste cose derivavano dagli suoi interessamenti alla biologia e alle osservazioni al microscopio dei corpi delle amebe e di altri diciamo organismi infinitamente piccoli, e le stesse forme. Questo è proprio Kandinsky che traccia, come vedete, delle linee rette, ma anche delle linee curve, molto legate al mondo della natura. Queste sono delle immagini che lui aveva nelle sue ricerche, sono degli esseri che vivono nelle profondità dell'oceano e che venivano, di cui arrivavano in quell'epoca, siamo intorno agli anni 40, le prime immagini che suscitavano interesse ed ammirazione. Oltretutto questi animali avevano caratteristiche di elettroluminescenza, nel senso che nella profondità marina la loro visibilità era determinata dal fatto anche che emettevano una certa quantità di luce. E quindi questo pensiero poi della luce legata alla linea
al punto e alla superficie, che è anche il titolo di un famoso libretto scritto da Kandinsky, accompagnato il mio lavoro. Molti anni dopo, nel 2005 circa, ero stato invitato a Palermo a realizzare delle installazioni luminose utilizzando le tecnologie tradizionali delle luminarie che in tutto il sud Italia accompagnano la vita sociale nelle occasioni delle grandi feste, con cui viene addobbata e decorata e soprattutto illuminata parte della città. In questo caso la città di Palermo aveva invitato dei designer e degli architetti a fare degli interventi nel quartiere della Calza, che è un quartiere, questa sotto è la pianta di Palermo, è un quartiere di Palermo degradato, ma che era un antico quartiere arabo vicino al porto, che dopo la guerra e i vari terremoti era in grave stato di abbandono e di recupero, nel senso che la città cercava di riportarlo alla vita, e con questo intervento si voleva porre l'attenzione su questo tema. Io allora, approfittando di questa, a quell'epoca insegnavo a tenevo a Palermo un corso, e quindi ho fatto una bellissima esperienza con tutti gli studenti e ci siamo messi a lavorare tutti insieme su questo tema, che si era poi risolto con l'illuminazione di una strada che segnava un po' l'ingresso alla Calza dalla Piazza Marina, che è questa piazza che c'è vicino al porto e che dava accesso con questa via alla via Alloro, dava accesso al quartiere, e avevo disegnato una grande linea ricordando probabilmente avendo sempre nella mente l'opera di Fontana, che sospesa con dei tiranti ai cornicioni, alle pareti delle case, che partendo da Piazza Marina si inoltrava con un andamento curvilineo nell'interno del quartiere. Questo riferimento era chiaramente, utilizzava questa tecnologia molto semplice, che era fatta da tralicci di legno con delle lampadine di bassissimo voltaggio di 5 watt l'una, colorate, montate di solito con delle soluzioni formali a quinte e molto diciamo architettoniche, che riprendevano per esempio le forme delle facciate delle case. L'idea è stata quella di staccarsi dalle case, da questo aspetto diciamo trilitico delle luminarie, e portarla nello spazio, nel vuoto, suggerendo questa idea di movimento e di libertà. Il riferimento era anche al mondo degli attrattori, le cui immagini incominciavano a essere frequenti, ma nello stesso tempo anche al mondo dei graffitari, che con i loro segni liberi e violenti descrivono e decorano parti abbandonate della città. Ecco, qui in questa foto più ravvicinata si possono intravedere, si trattava, la realizzazione era stata fatta realizzando una serie di supporti lignei piegati secondo un numero fisso di curvature di vario raggio, che venivano combinate insieme e
e sospese. Quindi quel segno che avevo visto in tanti anni prima nella composizione di Fontana, che avevo realizzato con tecnologie più che tradizionali a Palermo molti anni dopo, che era molto difficile da realizzare, comunque aveva delle difficoltà tecniche per il costo, eccetera. La scultura di Fontana realizzata in vetro era un fatto unico, non può essere ripetuta con grande facilità e non può diventare un prodotto industriale. E quindi le tecnologie non permettevano una realizzazione fattibile, acquisibile al pubblico, sia dal punto di vista dei costi, sia dal punto di vista delle difficoltà di stoccaggio, di montaggio, eccetera. Le nuove tecnologie invece ci hanno permesso quello che prima era una cosa impossibile, ossia l'arrivo dei LED ha reso, secondo me, possibile tante cose, ed è un campo magnifico di azione oggi, che ci permette di ricominciare da capo una ricerca sulla luce di grande interesse. I nuovi progettisti della luce hanno a disposizione una tecnica, delle possibilità che prima non c'erano e che quindi ci permettono di realizzare delle cose. E ho capito che con il LED forse avrei potuto realizzare quello che mi aveva sempre interessato, per cui ho proposto questa lampada che ho chiamato Squiggle, che vuol dire sghiribizzo, ma che potrebbe anche essere arabesco, insomma la linea curva ha accompagnato la storia dell'arte per tutto il suo percorso, e ho cercato di razionalizzare questo tema. E la cosa e tutto questo è stato reso possibile dalla tecnologia dei LED, di cui non sto adesso ad approfondire le caratteristiche tecniche. Quindi semplicemente utilizzando delle curvature di arco di quattro tipi diversi di raggiatura, ho composto questa forma libera che poteva muoversi nello spazio. L'ho pensata con un tubo di 4 centimetri di diametro, e direi che ho usato la tecnologia opposta a quella che si era usata nella luminaria di Palermo, dove abbiamo una parte, diciamo, strutturale che forma la spina dorsale della linea, con tutto intorno della luce. In questo caso ho realizzato quello che potremmo chiamare un esoscheletro, ossia la struttura è all'esterno ed è un tubo forato, e la luce è all'interno in un tubo morbido, elastico, siliconico, che contiene la lunga linea di LED in una duplice, diciamo, accoppiata. Si vedrà forse meglio. Ecco, si usavano tecnologie come queste che permettevano di forare dei tubi. Questa era l'individuazione dei raggi e degli elementi che formano la lampada. Dopodiché ho lavorato sulla dimensione e sulla forma del foro, che anziché essere un foro circolare è diventato un foro esagonale, seguendo un po' tutte le ricerche che aveva fatto Escher
sulla componibilità e sull'aggregabilità delle forme esagonali. E quindi alla foratura fatta per semplici fori rotondi che veniva offerta dai prodotti presenti sul mercato, è stata fatta questo disegno che mantiene la continuità questo in alto è lo sviluppo del disegno a esagoni riportato su una superficie cilindrica e quindi si tratta di appunto la lampada è proprio questa struttura autoportante con all'interno un elemento luminoso invece che di per sé non avrebbe la forza di mantenere questa forma. Lavorando con i LED è possibile pensare anche a soluzioni di illuminazione modificata, programmata e diversificata, quindi di introdurre un movimento anche nel temporale all'interno dell'apparecchio luminoso. E quindi ecco qui vedete la sezione del tubo con i suoi fori esagonali e all'interno abbiamo un profilato siliconico che alla fine è stato realizzato con questa forma che contiene, inserito in due forature continue, le strisce LED che portano la luce. I moduli possono essere combinati fra di loro in modo da creare delle composizioni e delle linee di tipo diverso. E la loro forma può essere disposta nella tutta forma, diciamo, libera proprio nello spazio, consente un suo posizionamento in tutti i modi, nel senso che non c'è un sopra, un sotto, un piano di particolare. La lampada può essere sospesa in modo diverso, in modo da con lo stesso elemento creare visioni completamente diverse e anche non ripetitive. Lo sviluppo poi del tema ha portato, come spesso succede per motivi di anche di economia di scala, alla per delle richieste precise dell'azienda di declinare questo modulo che era stato il punto di partenza di tutto il progetto, diciamo, con forme diverse. Si vede quindi qui come da magari un'idea generale, questa idea poi può essere come inquadrata e semplificata e portata a risolvere altri temi più tradizionali, mentre il modulo standard curvo che abbiamo visto fino adesso è più assimilabile a una grande scultura, a un lampadario, a un elemento decorativo importante per la decorazione lui stessa dello spazio, è possibile individuare altre possibilità, quindi utilizzare per esempio dei tratti dritti del tubo non piegati per delle tipologie più tradizionali, come potrebbe essere quella che vedete qui sulla destra di una luce verticale appesa, oppure di una serie di cerchi o utilizzare il nastro di Möbius per realizzare una forma di infinito che può essere sempre molto congeniale all'idea iniziale, a quella di creare un
una linea che non ha né inizio né fine, in cui il movimento è la cosa più visibile. Sono quindi state create delle, per esempio, come questa linea può essere usata in verticale o sospesa o montata su, come formare una piantana, oppure può essere semplicemente un elemento da appoggiare alla parete, una lampada con una base a T che aiuta a mantenerla in posizione retta, che funziona appoggiata ad una parete, oppure un elemento orizzontale per l'illuminazione di un tavolo che può essere solo oppure con un gioco di contrappesi a prendere varie posizioni nello spazio, orizzontali piuttosto che di oblique. Oppure addirittura il bilanciamento può essere determinato da un altro tubo e quindi far lavorare combinati due tubi che si possono disporre in modo ordinato oppure in modo più libero nello spazio. O si poteva quindi anche realizzare dei piccoli faretti per delle situazioni particolari o delle composizioni che ci riportano al mondo iniziale che così mi aveva influenzato di Kandinsky. Ecco, quindi questa è un po' la genesi e la storia di Squiggle. Se ci sono qualche domanda, si volesse avere già adesso un piccolo dibattito, si potrebbe fare adesso, se no posso andare avanti raccontando alle altre due lampade. Cosa ne dice il nostro moderatore? Io direi sì, di continuare, così un po' accumuliamo le e poi esatto, riassumiamo tutto insieme. Ecco, quest'altra lampada che si chiama Phoebo, parte anche lei da delle osservazioni legate alla mia esperienza di architetto. Io ho sempre ammirato molto le architetture islamiche e ero sempre stato colpito dalla forza dei volumi delle loro architetture e dalla grande dicotomia che c'era fra l'esterno semplice, nudo, vediamo un gioco di volumi semplici, in cui c'è sempre il problema del passaggio dal quadrato al cerchio, no? Voi vedete questo basamento quadrato su cui si appoggia un ottagono, che di volta in volta può diventare più piccolo, i raggi alla fine si riducono fino ad arrivare alla cupola. E mentre all'esterno abbiamo questa semplicità e questa elementarietà di volumi, all'interno invece vediamo una grande ricchezza di decorazione con questo diciamo accorgimento architettonico che si chiama Mukarna e che consiste in una serie di pennacchi che permettono i passaggi dalla forma quadrata, quella ottagonale, fino ad arrivare a quella al cerchio. Questa cosa poteva essere riportata anche all'esterno e tutta la parte terminale di questa grande minareto è realizzato con la tecnica della Mukarna. Ecco qui gli interni di quelle cupole spoglie in realtà poi sono ricchissimi e da questa differenza
da questo contrasto nasce un grande, una grande spinta, diciamo, formale e emotiva. Questo tipo di lavoro era stato ripreso anche da degli artisti moderni. Queste sono delle, un'opera di un famoso pittore o artista, diciamo, indiano, di cui adesso mi sfugge il nome, che ha lavorato molto su questo tema del disco leggermente concavo, sfaccettato, che quindi il gioco della mucarna consiste nel fatto di creare tutta una serie di superfici poste su piani diversi in modo da riflettere la luce e spezzare la luce riflettendola in tutte le direzioni. E anche lì si lavora con l'esagono ripetuto, dove qui vediamo in pianta diciamo, la soluzione dell'esagono, che poi può essere combinato fino a formare infinite composizioni, che sono tutte rappresentative del cielo, della luce, delle stelle, del firmamento che sta sopra di noi e che rappresenta l'unica base, diciamo, figurativa, ma trasportata nel mondo matematico della cultura islamica, che come sapete non consente l'uso di immagini antropomorfe. Sono le stesse ricerche che poi aveva approfondito anche Escher e che noi abbiamo cercato di riprendere nella lampada Febo, che appunto ha una sua forma esterna molto liscia e molto semplice e un suo riflettore interno, diciamo formato secondo una parabola generale, che poi suddivisa in tanti esagoni diversi uno dall'altro, dove il centro dell'esagono è stato deformato, così come il perimetro esterno, ma sono stati spostati solo i centri e gli esagoni, ma la natura geometrica generale è rimasta la stessa. E quindi abbiamo, come anche possiamo andare a vedere nelle, si vede bene qui, nelle cupole, queste cupole trattate con questi sistemi, abbiamo tutta una serie di finestre intorno alla base della cupola, che si possono vedere anche all'esterno qua. Ecco, questa serie di finestre che sta alla base della cupola e che le illuminano, servono a creare questa luce che poi all'interno verrà riflessa dalla parabola. Questa è la sezione della lampada, dove abbiamo un profilato opportunamente sagomato per poter dissipare il calore dei LED, il guscio esterno e il guscio interno trattato con questa particolare finitura. Lo schermo potrà avere varie trattamenti e l'interessante è che lo schermo riflette non solo la luce che viene dalla gola, ma anche riflette la luce e quello che gli sta intorno, per cui può cambiare di tonalità, di colore, a seconda dell'ambiente in cui viene inserito. Per cui nella versione poi che è stata data
mercato, c'è anche una soluzione in cui il riflettore è bianco, per cui il gioco diventa ancora più delicato e più accennato. La terza lampada che ho fatto per Rotaliana, che poi abbiamo chiamato POMI, ossia Mela, riprende un altro tema molto, molto semplice che avevo sempre ammirato fin da quando ero studente. C'era questo bravo designer che si chiamava Castiglione, che lavorava per la Floss e che aveva fatto questa lampada, la Relemme. Era una lampada semplicissima, si trattava di una banalissima parabola che riprendeva delle lampade, diciamo, industriali del mercato, molto tradizionali, che erano presenti in tutti gli spazi pubblici nelle case povere, nelle case ricche, negli spazi privati, negli spazi pubblici, che erano un portalampade su cui c'era una banalissima lampadina incandescenza I27 con un riflettore. C'era poi la versione in cui il portalampade era nascosto da un particolare forma della lampada. Sono lampade che ancora oggi si possono trovare nelle vecchie trattorie di campagna, eccetera, che sono rimaste da allora. E lui l'aveva semplicemente semplificata dando questa forma, accentuando la forma della parabola in modo da comunque nascondere la lampadina ed eliminare l'abbagliamento diretto. E nascondere il paralume con questo incavo in cui della parabola di tornitura, e mettendo poi, approfittando della lavorazione a tornio del riflettore, che permetteva di realizzare una piccola, diciamo, una forma particolare con una piccola gola all'estremità, in cui aveva inserito un anello di gomma che rimaneva a pressione e dava una forma e una finitura al bordo del riflettore, che anche poteva servire contro gli urti, i movimenti, per proteggerlo dalle ammaccature. Quindi questa era una lampada che io ammiravo molto nella sua semplicità. Tutta la vita ho cercato di ridurre gli elementi e di andare all'osso del problema. E in questo caso abbiamo lavorato una forma di tornitura, dove riprendevo questa idea dell'incasso all'interno per nascondere il portalampade, e poi una serie di forme ellittiche di rotazione che, ruotando, determinavano un po', è stato un po' un caso, la forma che poi ci ha richiamato questo elemento naturale della mela. La forma è piaciuta, è una forma semplice, morbida, e così è stata proposta nelle varie misure e sezioni. Ma è molto semplice, perché per me è un cavo con un portalampada a cui è possibile inserire vari tipi di portalampade, del LED tradizionali, tutti quelli che si vogliono, e semplicemente con una ghiera gli si avvita questi paralumi che sono stati studiati con tre dimensioni. Ecco qua, questi sono i tre prodotti fatti per la Rotaliana, e vi ho raccontato un po' quelle che sono state le loro fonti di ispirazione.
Molto interessante. Ma architetto, posso fare una richiesta nel caso, in qualche modo, c'è qualche diciamo, prodotto, qualche lampada che è particolarmente legato, che in qualche modo è stato maggiormente soddisfatto dal lavoro? Si può fare in qualche modo questa sorta di classifica o no? Perché poi io sono andato un po' a curiosare, ovviamente, sui suoi lavori e ho notato io. Personalmente non sono molto addentro, diciamo, alla tematica diciamo di questi aspetti. E quindi ho visto che comunque lei è un personaggio molto importante in questo campo, insomma. Sì, lei mi chiede che cosa, se c'è un prodotto, mi sembra di aver capito il senso della domanda, era di Una tipo... lampada a cui particolarmente legato. No, direi che la lampada a cui sono legato è sempre l'ultima che sto facendo. Il tema, sì, quello che avrà forse notato se è andata a vedere un po' la mia produzione. È che io ho lavorato moltissimo sul tema del movimento, e perché nasceva da un'osservazione. Se noi guardiamo la lampada elettrica di Edison, ha messo sul mercato non più di 100 anni fa la lampadina elettrica. Oggi la lampadina elettrica a incandescenza sta per essere superata, anche se è ancora, diciamo, la fonte principale di luce in tutto il mondo. Però stiamo superando questa cosa che però è iniziata 100 anni fa. Se noi pensiamo che tutta la nostra civiltà si è sviluppata per secoli alla luce di una candela oppure di una lampada a petrolio, poi o ad olio, eccetera, mi domandavo come questo fosse stato possibile. Noi usiamo la lampadina elettrica da poco più di 100 anni. Uno dei motivi, interessandomi al tema, studiando e essendo, diciamo, curioso di queste, diciamo, semplicità della luce che viene dalla fiamma di una candela, tant'è vero che l'unità di misura della luce si chiama candela, ecco, siamo lì, il punto di partenza è quello. E ho capito che uno dei motivi fondamentali era che la candela era sì piccola e poca, ma era facilmente spostabile e tu te la potevi portare molto vicino al punto dove lavoravi. Una volta la candela era appoggiata su una specie di piattino con un manico o su un candelabro con un'impugnatura che tu ti potevi portare a poche decine di centimetri dal punto di utilità. E quindi ho sempre legato il concetto di luce a quello di movimento. Per cui tutte le mie lampade, io ho disegnato per tutta la vita delle lampade in cui ho cercato di rendere questo movimento il più possibile facile, semplice, perché la luce è una bella cosa, oggi no, la luce elettrica, però ha questo legame del cavo, per cui io ho bisogno di un punto luminoso che è fisso, una volta c'era il centro luminoso nella stanza, oppure la presa, eccetera. Quindi io ho la luce, ma ho poi questo cavo che è come una specie di presenza non desiderata, che spesso è fastidiosa, eccetera, e da risolvere. I LED ci vengono in aiuto in questo senso, perché il fatto che richiedano molta poca energia per incominciare ad emettere delle luci sufficienti, permettono di utilizzare, per esempio, aprirci al mondo delle pile, delle batterie, eccetera. Quindi a liberarci dall'assoluta indispensabilità di un collegamento fisico con la cosa. Però questi LED sono venuti da poco. Io, infatti, appena agli inizi degli anni 2000 sono comparsi sul mercato i primi LED utilizzabili dal punto di vista della luce, perché prima i LED
erano solo LED colorati, esistevano, LED esistono da tantissimo tempo, ma erano LED blu, verdi e rossi, e il LED bianco era costosissimo, perché in realtà era un LED blu con un filtro che ne diminuiva molto l'intensità, e la ricerca pian piano li ha portati e li sta portando a dei livelli di grande utilizzo, ma fino a prima non c'era. Quindi tutti i miei progetti precedenti, la prima lampada che vi ho fatto vedere, che è stata proprio la prima, era una lampada che studiava la possibilità del movimento per poter avvicinare la luce e muoverla. Io, se illumino una parete da 50 centimetri, il suo riflesso mi dà certi risultati. Se lo illumino da un metro, cambia la sua luce. Poi ho studiato lo stesso problema non più a livello di una stanza, ma a livello di un tavolo da lavoro, per cui ho disegnato 4-5 lampade da lavoro, quelle che inglese si dice task lamp, sempre però cercando di lavorare su questo tema della riduzione del dimensionamento e della facilitazione del movimento, di poter portare la luce là dove serve. Per cui tutto questo campo di ricerca, ogni progetto è collegato all'altro. Un progetto per me non è mai finito, anche perché un progetto è qualcosa di che deve sempre portare qualcosa di nuovo. Io non mi metto a disegnare una lampada che non mi risolve nessun problema e che esiste già sul mercato. Ce n'è già talmente tante, una pletora, che mi sembra, anche pensando a un atteggiamento ecologico nei confronti dell'inquinamento da parte delle forme, delle cose, degli oggetti, delle presenze fisiche, eccetera. Per cui, insomma, alla domanda c'è un oggetto? No, direi che è tutto un percorso che è continuativo. Ecco. E di cui l'ultimo elemento è stata Squiggle, nel senso che ho potuto, grazie ai LED, realizzare questa idea, in questo caso di movimento formale nello spazio, di libertà progettuale, con queste forme libere che non sono più dettate dalla rigidità di certe esigenze della tecnica, dei materiali che sono tutte collegate, e che mi era rimasto dentro e che quindi ho potuto realizzare, in questo caso grazie all'avanzamento della tecnica. Molto bene, architetto. Allora, io direi che adesso dobbiamo purtroppo, nel senso, proseguire nel webinar con il prossimo intervento, però se a piacere, magari nel finale del webinar abbiamo l'occasione magari di farle ancora qualche domanda e confrontarci su qualche aspetto. Perché sono interessato a quello che deve dire Mirko. Perfetto, grazie ancora l'architetto Paolo Rizzato, complimenti veramente per questi progetti, questi prodotti che comunque ci ha raccontato, sempre molto bello anche il processo creativo, di fatto veniva sottolineato anche da uno di voi nella chat. Adesso invece con l'architetto Mirko Mocenighi Gaiato entriamo di fatto nella seconda parte di questo webinar, che in qualche modo andremo a capire anche la progettazione illuminotecnica in qualche modo, quindi vediamo se Mirko in qualche modo adesso ci raggiunge anche sul palco virtuale, perché anche in questo caso attraverso le slide avremo modo di seguire, diciamo, meglio l'intervento. Vediamo un po', io vi ricordo tra l'altro che poi chi è interessato ovviamente alle slide può richiederle direttamente ai nostri relatori, ci sarà poi una slide di fatto con dei contatti, quindi in qualche modo attraverso soprattutto le informazioni che ci darà Mirko sarà possibile in qualche modo recuperare le slide. 235 collegati per ora, quindi intanto vi ringraziamo come sempre per questa costante partecipazione. Ricordo che poi tra qualche giorno sarà anche visibile sul fad.incoprogetto.it il video un po' di questo, la replica di fatto video di questo webinar. Insomma, in attesa appunto che si colleghi Mirko, l'occasione è anche un po' con voi, vediamo un po' se anche la regia in qualche modo, se vuole già pubblicare
il sondaggio sulle, di fatto sulla privacy è utile a consentire appunto alla privacy, proprio perché in questo modo possiamo inviarvi documentazione al riguardo. Quindi io adesso ancora non vedo Mirko, ma comunque dovrebbe raggiungerci a momenti. Ho visto anche alcuni di voi che chiedevano per quanto riguarda i crediti informativi, l'unica raccomandazione è sempre quella, la solita, stare su questa pagina, non navigare esternamente, l'unico rischio è questo. Inoltre per l'accreditamento ci vogliono comunque 30 giorni almeno. In attesa appunto dell'intervento di Mirko, quello che volevo ricordarvi, eccolo qua, forse l'abbiamo intravisto, abbiamo avuto dei problemi di video, di collegamento con Mirko. Vediamo un po' se riusciamo a recuperare, eccolo qua. Mi avevano chiamato di là. Assolutamente, assolutamente. Eccomi. Siamo nei tempi, quindi in qualche modo non c'è nessun problema. Allora, con te ci avviamo appunto a questa seconda parte della progettazione, anche illuminotecnica in qualche modo. Quindi se vuoi già preparare le slide, la presentazione, così in qualche modo riusciamo a seguire con te questa seconda parte. Ricordo poi nel finale sono sempre dei minuti dedicati anche a un confronto, quindi se volete fare delle domande o delle, insomma, riflessioni potete farlo, è anche un piacere condividere tutto ciò. Pillole di luce, ci siamo e possiamo partire. Eccoci, buongiorno a tutti, intanto grazie per essere con noi oggi. E pillole di luce, questa presentazione ho voluto un pochino cercare di avvicinarvi al mondo dell'illuminazione nell'architettura, partendo un po' da questa frase che secondo me racchiude bene quello che è poi il valore e il significato della luce. E ve la leggo, l'illuminazione architettura senza tempo rispetta l'antico e risalta al nuovo. Questo perché capita molto spesso di dover andare a illuminare degli edifici, anche classici, parliamo di chiese, parliamo di musei, ed è fondamentale che questo tipo di illuminazione non vada a intaccare le forme storiche, ma anzi le debba rispettare e far sì che non vengano mascherate poi dalla luce. Risalta al nuovo perché la luce è fondamentale in un progetto di architettura dove si può scegliere liberamente il posizionamento, le quantità, e cosa che ovviamente nell'antico non è possibile fare, bisogna sempre adattarsi. Affrontare un progetto di luce richiede grande passione, conoscenza ed una metodologia specifica. È fondamentale durante la realizzazione di uno studio illuminotecnico seguire delle semplici regole ed applicarle al caso specifico. Perché mi sono molto ispirato a Mario Nanni che qualche anno fa ha presentato una mostra con 8 regole che andavano a riassumere quello che il progettista deve eseguire, deve fare, deve avere sempre in mente quando pensa alla luce legata all'architettura. Ma partendo dalla prima, la numero 1, dove la luce viene definita come assenza. Questo perché? Perché la presenza della luce e l'assenza del corpo illuminante crea magia, stupore e emozione nell'osservatore, senza mettere in evidenza la forma da cui questa luce nasce. Questa presenza-assenza della luce è un viaggio spazio-temporale che rompe i confini della materia. La sorgente nascosta fa poi risplendere i corpi su cui la luce appoggia. Questo è molto chiaro in questa immagine dove vediamo questa veletta LED contro parete, cui non percepisco l'origine della fonte luminosa, ma vado a percepirne il risultato. Vado a percepire il risultato di quello che la luce riesce a creare anche in maniera nascosta. La seconda regola che Mario ci insegna è luce solo dove serve, quindi luce necessaria. Ci vuole sempre la dose giusta e calibrata di luce. In un ambiente non necessitiamo di tante luci, ne basta solamente una, ma questa unica luce deve essere capace di far cogliere emozioni, gli sguardi e l'attenzione. Quindi questo significa che basta una luce sola dove serve, ben calibrata. Ovviamente questo poi dipende anche dall'ambito in cui
diciamo, va inserito questo tipo di concetto. Chiaramente in un'abitazione è un po' più difficile, in un concetto pubblico si riesce, o museale di installazioni, è sicuramente più semplice da proseguire. La regola numero 3 viene definita come rapporto tra la luce e il suo spessore. Questo perché? Perché tutto quello che genera volume ha uno spessore. Il volume poi crea l'ombra. L'ombra nasce dalla luce e la luce genera poi volumi definendone gli spazi. Questo a cosa porta? Porta che la luce aiuta a scoprire e a leggere l'architettura stessa. Viene e deve essere trattata come materia. Qui prendiamo come esempio questa illuminazione di questa arcata, dove tramite la luce andiamo a definire il volume e la forma di questo balcone, di questa loggia, con un punto luce univoco posizionato in maniera nascosta. Quindi in questa immagine racchiudiamo un pochino tutte e tre le prime tre pillole che abbiamo visto fino ad ora. Passando poi in via successiva, abbiamo l'abbinamento fra luce e costruzione. Perché? Perché la luce deve essere pensata come un materiale di costruzione, mettiamolo tra virgolette. Mi spiego, spesso la luce viene pensata dopo, viene pensata in fase successiva, dove ci sono già molte limitazioni dal punto di vista di punti luce, di posizionamenti. Questo è un concetto molto sbagliato. Perché? Perché la luce deve essere pensata insieme all'architettura. Qui vediamo un esempio banale, ma vi assicuro che è quello che capita più spesso. L'illuminazione di una scala sembra banale, ma se questa illuminazione non viene pensata durante la costruzione, nel progetto, e quindi vengono stabiliti i punti luce, dove, quanti, perché, in fase successiva l'illuminazione della scala può diventare molto complicata, se non banale, tra virgolette, perché viene risolta spesso con una plit. Ma vi assicuro che per illuminare una scala ci sono varie metodologie che possono essere intraprese. Numero 5, abbiamo il rapporto tra la luce e l'ombra. Chiaramente sono due forze, due oggetti contrapposti, ma che devono integrarsi fra di loro, perché la forza della luce corrisponde con l'approssimarsi del suo spegnersi. E su questo confine prende forma l'architettura. Qui in questa immagine vediamo molto bene il ragionamento tra positivo e negativo, il vuoto e il pieno della luce. Il vuoto corrisponde all'ombra e il pieno corrisponde alla luce. E quando si produce questa luce non bisogna pensare tanto alla luce in sé, ma quanto all'ombra che poi questo oggetto va a creare. Qui vediamo molto bene il concetto espresso osservando la colonna, dove viene percepita la forma circolare tramite l'ombra della stessa. Passando alla numero 6, che è quella più particolare, è la luce in movimento, quindi il rapporto tra la luce e il movimento. La luce nella natura segue il ritmo dell'alba e del tramonto, quindi coglie gli aspetti architettonici, simbolici e descrittivi. Muovendosi la luce diventa un racconto, una poesia. E qui, per esempio, ho voluto portarvi un esempio molto, molto particolare, che è l'Allianz Stadium, dove la facciata stessa è pensata come luce. E tramite tecnologie molto moderne, molto attuali, come per esempio il DMX, dei proiettori specifici LED, abbiamo la possibilità di creare vari scenari completamente in maniera libera e infinita praticamente, perché poi in base, questo è il caso specifico, ma in base agli eventi, in base a tutto quello che avviene all'interno dello stadio o fuori, la facciata può essere plasmata. Questo, come diceva l'architetto precedentemente, è possibile grazie all'uso della tecnologia LED, ma la parte successiva è tutta la gestione del controllo dell'illuminazione dei colori data dal DMX. Passando alla regola numero 7, abbiamo il rapporto tra la luce e il colore. Perché nessun oggetto emana un colore uguale a se stesso durante tutto l'arco della giornata. Questo perché? Perché
abbiamo varie tonalità di luce che passano dall'alba al tramonto, banalmente. Questo avviene anche nei LED, quindi nella luce artificiale. Vediamo qui espresso molto bene questo esempio, da luce calda, luce viene chiamata daylight, che è luce neutra, a poi la luce fredda. Questo, secondo me, è fondamentale da capire prima di realizzare un progetto, perché in base alla tonalità di luce che viene inserita in un contesto, noi percepiremo un oggetto, un ambiente in maniera completamente diversa. Vi faccio un esempio. In un'abitazione è sempre suggerito l'utilizzo di una luce calda, quindi un buon white, che può essere un 2700 Kelvin, un 3000 Kelvin. In un ufficio invece è consigliato l'utilizzo di un 4000-5000 Kelvin. Questo perché? Perché seguendo il percorso della luce durante la giornata abbiamo come, diciamo, corrispondenza la luce fredda come stimolo del lavoro, mentre la luce calda come una luce accogliente che possa rilassare chi usufruisce dello spazio illuminato artificialmente. Ecco. Passando poi all'ultima pillola, la numero 8, abbiamo il rapporto tra la luce e l'emozione che crea. Questo perché ho voluto rappresentare questo concetto tramite questa immagine, secondo me, molto significativa. Perché oggi, grazie all'utilizzo di LED, possiamo andare a creare delle atmosfere che prima non riuscivamo ad ottenere. Qui, per esempio, il punto luce viene praticamente quasi mascherato e vediamo solamente la luce molto netta affiancata da un'ombra molto netta. Questo perché? Perché l'emozione del nulla è l'incanto di poter vivere una situazione per mezzo della luce che avvolge uno spazio, senza che la stessa luce si manifesti apertamente. E quindi è un vivere emozioni attraverso quello che vedo. E do un ulteriore significato alle cose creando una magia anche invisibile. Diciamo che questa parte è la parte teorica, la parte che io consiglio sempre di seguire, di tenersi bene a mente, perché è molto utile progettare seguendo queste piccole regole. Vi assicuro che cambia il modo di vedere un progetto. Passando poi alla parte pratica, ho voluto portarvi un esempio di un complesso di uffici a Milano che ho seguito personalmente e che non era un progetto nuovo, quindi si trattava di una ristrutturazione luminosa. Mi spiego meglio. Lo stato di fatto prevedeva queste appliche di arte luce alogene, quindi dall'alto consumo, dall'elevato calore e dalla resa luminosa molto molto particolare, perché nonostante la potenza elevata, ovviamente l'ambiente è molto particolare, con queste pareti in legno, questa boiseria in legno molto scura, aveva questa problematica di una luce molto molto soft e molto calda. Allo stesso modo, nella zona d'ingresso avevamo un problema di riflessioni e di abbagliamento sopra la scrivania che vedete nera nell'immagine. Questo chiaramente è un edificio che ha qualche anno, quindi anche l'illuminazione usava tecnologie abbastanza arretrate. E sia dal punto di vista delle performance, sia dal punto di vista dei consumi e del calore conseguente, era veramente, veramente passato come tipologia. Qui vediamo altre due immagini di altri due uffici che siamo andati a migliorare. Come si muove il progettista? Beh, innanzitutto vengono eseguiti dei calcoli illuminotecnici che sono fini a garantire il comfort visivo, corretto illuminamento e la corretta distribuzione uniforme della luce. Qui nel caso specifico vediamo di nuovo la scrivania della reception con due visuali. La prima visuale sulla sinistra, possiamo osservare l'effetto finale ipotetico renderizzato dal software di illuminazione specifica, e sulla destra invece la parte più tecnica, che è più per noi progettisti che per il cliente finale, perché qui posso vedere esattamente i lux presenti nell'ambiente. Vi parlo di lux appunto introducendo il discorso dei lumen,
che è l'unità di misura della potenza luminosa dell'apparecchio, rapportati al metro quadro. E in questo modo abbiamo l'unità di misura univoca che ci consente di sapere la fatidica domanda è sì, ma c'è luce o non c'è luce. Ecco, questa qui è la, diciamo, l'evoluzione tecnica per poter rispondere a questa domanda. Questo quindi è la prima parte. Il secondo ufficio che dove avevamo un grosso tavolo con più di 15 posti e di nuovo tutte le pareti in boiserie molto scura. La problematica era che essendo tutto molto scuro ed essendo le applique di vecchia generazione, non avendo un punto luce a soffitto, tutti i partecipanti alle riunioni avevano poca luce e avevano un'ombra autoportante, nel senso che essendo tutte le luci alle spalle si creava un'ombra sul tavolo che non permetteva di poter lavorare in maniera corretta. Questo viene risolto a livello progettuale introducendo qualche punto luce in più che vediamo nella parete finale, quindi questi due punti luce in più, ma soprattutto un punto luce centrale che poi vedremo nello specifico. Punto luce centrale che si è declinato poi in due linee, qui ne vediamo solo una, ma in fase di cantiere ne abbiamo optato per inserirne due, e questo ha portato alla risoluzione delle problematiche. Vi spiego meglio che apparecchi sono stati utilizzati. Questa qui è una applique molto semplice, dalle forme pulite, che viene chiamata Olo, è di nostra produzione, ma il vantaggio è la grossa potenza luminosa, nel senso che noi da un applique riusciamo a ottenere 3300 lumen. Ciò significa che rispetto a una lampadina, una corrispondenza con una lampadina logica, siamo sui 200-250 watt, ma con un assorbimento di 33 watt. Qui la vediamo in finitura bronzo spazzolato, che poi è quella che è stata utilizzata nel progetto che vi sto mostrando. Il secondo prodotto, che secondo me è quello che ha permesso di risolvere tutte le problematiche, è questo binario a bassa tensione a 48 volt con agganci magnetici. Questa è una tecnologia che negli ultimi due anni è stata veramente approfondita e consente di risolvere la problematica più comune, e cioè la luce sopra il piano di lavoro. In questo caso specifico vengono forniti i binari e vengono forniti con la possibilità di inserire l'emissione anche nella parte superiore, come vediamo nello schemino in basso. Nella parte inferiore invece la scelta è libera, nel senso che esistono vari moduli, faretti, luce diretta, opalina, che è quella che vediamo nell'immagine in alto, e luce diretta invece con l'UGR antiabbagliamento. L'UGR antiabbagliamento è quello che è stato utilizzato nel caso specifico di questo progetto, perché consente di avere un'elevata resa luminosa, ma di eliminare completamente l'abbagliamento dell'utente. Vi mostro quindi la realizzazione e il risultato finale. Questa è la sala riunioni che vedevamo in precedenza nel render su Dialux. Questo è il risultato finale. Come potete vedere, le applique aiutano, ma non danno l'illuminazione, secondo me, diciamo, più importante di questo ambiente, che viene data da questi paralleli. Riusciamo a notare anche le parti sottostanti, dove si nota l'UGR19, il modulino LED. In questo caso ne abbiamo inseriti due. Il vantaggio qual è? Che avendo l'aggancio magnetico noi possiamo scegliere come posizionarli, in che quantità, in che lunghezza. Supporto alle applique viene dato qui dalla biemissione, che va a sfruttare il soffitto bianco per illuminare in maniera indiretta tutto l'ambiente circostante. Come potete vedere, il tavolo raggiunge circa 400 lux, mentre l'ambiente circostante intorno ai 200 lux, che diciamo che è un quantitativo di luce ideale. A normativa ne aspettano 500 sul tavolo. Ovviamente su un progetto già esistente è più difficoltoso da realizzare, da ottenere, ma vi assicuro che già i 400 lux su un piano di lavoro sono più che sufficienti. Qui vediamo invece la parte della reception, dove viene utilizzato lo stesso medesimo binario, con però la richiesta specifica del cliente di poter illuminare questo quadro posizionato alle spalle in maniera uniforme e risaltandone poi i colori. Allo stesso modo però illuminare il piano di lavoro senza abbagliare l'utente.
Questa composizione viene pensata quindi seguendo queste richieste, vengono inseriti due faretti spot con un'apertura molto stretta per evitare di andare a illuminare il vetro e di creare delle riflessioni che siano poco fruibili poi dall'utente, perché come vedete il vetro riflette molto, si possono vedere anche le appliche addirittura riflesse, ma allo stesso tempo illuminare questo piano di lavoro molto scuro senza poi abbagliare l'utente finale. Come gestiamo noi questi progetti? Sforzini Illuminazione si trova a Paderno Dugnano e siamo aperti come showroom da lunedì al sabato con orari diversi che vedete poi qui in sovraimpressione. Da settembre poi saremo su Milano specificatamente come boutique in via Pisoni, quindi nella zona centrale di Milano, proprio per avvicinarci al mondo degli architetti, al mondo degli studi di architettura. Purtroppo, come vi accennavo prima, la parte di illuminazione spesso viene affrontata diciamo alla fine di tutto il progetto o comunque viene lasciata molto in disparte. Il nostro intento è quello di avvicinarci al mondo degli architetti, cercare di aiutarli nel percorso di progettazione, cercare di aiutare nel post vendita e nella vendita, perché poi qual è il nostro vantaggio? Che avendo uno showroom fisico, siamo rivenditori di praticamente tutti i marchi di illuminazione, compreso ovviamente Rotaliana, cui spiegava i prodotti prima l'architetto, e fino al post vendita, quindi dal progetto, sopralluogo in cantiere, verifica di fattibilità, fornitura degli apparecchi diretta di illuminazione e successive manutenzioni, problematiche che si possono incontrare durante la fase dopo il progetto, ecco. Questo è un po' il nostro modus operandi, quindi è tutto un pacchetto completo che riusciamo a fornire al cliente finale, che sia architetto, che sia un studio professionale, un interior designer, appoggiandoci poi allo showroom di Paderno, quindi progettazione su Milano e showroom su Paderno Dugnano. Io vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola al nostro moderatore. Bene, molto bene Mirko, anche perché oggi giustamente sottolineavi sempre molto, acquista sempre più importanza, no, la collaborazione tra progettisti e aziende su questi aspetti. Assolutamente, scusami che interrompo la condivisione. Assolutamente, guarda, purtroppo essendo l'architettura un campo molto ampio, è necessario avere vari collaboratori e varie figure che vadano a interfacciarsi fra di loro per creare un progetto a 360 gradi. Noi pensiamo alla luce, varie figure nel mondo dell'architettura, banalmente l'architetto progettista difficilmente riesce a 360 gradi a seguire. Questo è un po' il nostro intento, avvicinarci al mondo degli architetti fornendo un servizio pensato appositamente e in esclusiva per gli architetti, quindi avranno diciamo un grosso vantaggio secondo noi poi nel risultato finale, sia dal punto di vista dell'estetica, perché è importante, ma anche dal punto di vista della funzionalità poi, valori luminosi, abbagliamenti e tutto quello che ne segue, ecco. Tra l'altro volevo ricordare ai progettisti collegati 235 che sono attivi i sondaggi, quindi vi chiediamo di partecipare in questa, diciamo, fase, in questi prossimi minuti, è interessante anche capire il vostro punto di vista. Fabio Elio Rabaglietti chiede: come si può integrare un'illuminazione esterna in un cappotto che riesce a migliorare le prestazioni energetiche di un edificio? Allora, se parliamo di una ristrutturazione, è fondamentale capire dove possiamo intervenire. Se abbiamo possibilità di intervenire anche a terra, magari nelle immediate vicinanze della facciata, se possiamo inserire degli oggetti ad incasso, se invece questo non è possibile, le alternative possono essere due. Sfruttare la parte superiore del tetto, quindi il cornicione, illuminando dall'alto verso il basso, quindi. Oppure se è possibile, addirittura capita che utilizziamo prodotti a parete che vanno a inserirsi direttamente poi nel cappotto, ovviamente verranno fissati alla parete dell'edificio. Mi rendo conto che questo a livello energetico comporta magari delle problematiche per una continuità di isolamento, però diciamo che è l'ultima soluzione. Se non posso incastrare a terra, se non posso mettere niente a soffitto,
può essere questa la soluzione. Ci sono poi anche dei prodotti veramente interessanti che consentono di illuminare la parte interna delle finestre, che è un po' quello che vi mostravo nell'immagine precedente. Ve lo faccio rivedere, perché è interessante. Sto parlando di questa soluzione qui, perché qui viene inserito un punto luce alla base della finestra. Immaginatevela come una finestra completa. Chiaramente bisogna analizzare il caso specifico, se ci sono persiane, se ci sono delle feriate, se ci sono delle tapparelle, se è una finestra decorativa, se è molto semplice, ma può essere una soluzione senza intervenire sul cappotto. Si posiziona il punto luce qui alla base dell'arcata. Non vediamo la slide, però. Ah, non la vedete? Allora... Ora si vede? Adesso sì. Adesso okay. Sì. Eccolo qui. Vi dicevo appunto, punto luce posizionato qui al centro in basso, che riesce a gestire l'illuminazione interna di tutta l'arcata. Questo è utile nel caso specifico se ha una particolare apertura o, come chiedeva l'architetto nelle domande, se ho problematiche di cappotto e di punti luce abbastanza vincolanti, ecco. Chiaramente. Leggevo tra l'altro tra le domande, tra i sondaggi che abbiamo chiesto, una di queste, la prima, è: secondo la sua esperienza la luce è un punto cardine di un progetto, per ora stravince il sì col 96%. Architetto Rizzato, la luce perché acquista così tanto valore, diciamo, per voi architetti all'interno di un progetto? Sì, come le dicevo prima, la luce è in evidenza. Solo siamo al teatro, come uno stesso ambiente può essere trasformato dal tipo di luce che lo illumina. Lo stesso ambiente può apparire una stanza spoglia e desolata, oppure una sala di gioiosa e luminosa. La luce è la cosa che ci permette di vedere l'architettura e comunque di goderla, per non parlare poi di utilizzarla. La luce l'aveva detto Mirko, è un materiale come un altro. La luce è come, anche se è immateriale, è impalpabile. Sì, è come assolutamente. L'acciaio e il cemento va considerato come, anche se fino a poco tempo fa, nell'architettura moderna soprattutto, perché invece l'architettura antica faceva un grande uso della luce, senza parlarne, ma sì. Tutta l'architettura si basa sul gioco della luce e sulle superfici. Sì, già Le Corbusier ai tempi, quindi. Le Corbusier avanti, ma anche prima, diciamo. Anche prima, sì. Base con i romani, quando hanno introdotto è tale perché il peristilio di colonne crea questo gioco di ombre su una facciata. Le famose modanature o le canalature delle colonne servono a definire l'architettura. Tutto questo è definito dall'ombra, dalla luce, dal gioco dell'ombra e della luce. Lei pensa che quando si va a teatro c'è questo bel momento in cui spengono le luci, no? Lei va teatro, la sala è aperta, prima che lo spettacolo si spengono le luci. Quando la luce si riaccende si entra in un altro mondo. Tu sei nel mondo dello spettacolo, di quello che avviene sul palcoscenico. La luce ti ha aiutato a cambiare, a dimenticare quello che sei in quel momento ed entrare in questo caso in un mondo di avvenimenti, di cose che poi avverranno sul teatro. Chiaramente. Volevo riportarvi alcune riflessioni. Marina Valtieri dice giustamente e chiede: le lampade dell'architetto, nella loro forma libera di espressione artistica,
vanno considerate come giochi di luce che creano atmosfera, prescindendo quindi dalla luminosità naturale degli spazi interni o esterni? Mi riferisco in particolare ai filamenti luminosi. No, non ho capito bene. Se le lampade possono essere considerate come giochi di luce che creano atmosfera, prescindendo quindi dalla luminosità naturale degli spazi interni o esterni. Beh, la lampada sempre è in relazione con la luminosità più o meno presente, per cui se per esempio la luminosità è ridotta a zero perché sono in una stanza buia, la lampada avrà una funzione. Se sono in una stanza comunque illuminata, la funzione di questa lampada sarà condizionata anche dalle altre luci, per cui la luce di una lampada gioca sempre con tutte le altre componenti, quindi anche con la luce dell'ambiente in cui viene posta. Io la sento un po' basso, architetto, quindi se riesci in qualche modo... Ok, perfetto. No, in qualche modo anche la figura, no, del lighting designer in qualche modo diventa una figura molto importante a livello dei progetti? Sì, infatti io oltre che essere un architetto ho avuto anche un'esperienza particolare, nel senso che ho fondato una società che produceva luce, la Luce Plan. Luce Plan è stata fondata da me, da Riccardo Sant'Anna, e quando siamo partiti non siamo partiti con l'idea di fare una vita che produceva lampade, ma di dare un servizio agli architetti, in quanto eravamo due architetti, si erano resi conto negli anni 60-70 l'architettura della luce non era considerata in Italia come una disciplina scientifica su cui lavorare, e veniva, come giustamente accennava e avviene ancora tutt'oggi, ma allora in modo più forte, come un intervento che veniva quando era stato deciso tutto, finita la casa, si decideva anche di come illuminarla, si può immaginare con che risultati negativi e di difficoltà e di poca qualità della luce. Eravamo in contatto però con degli studi del Nord Europa, e soprattutto Germania, Olanda, eccetera, dove anche per motivi geografici c'è più bisogno di luce artificiale. Noi viviamo in Italia, abbiamo il sole, siamo felici alla luce del sole, ma al nord il problema della luce è molto importante, e là esisteva già una disciplina che era quella di chi si occupava della luce. C'erano dei light design, quindi noi siamo entrati in contatto con questi light design e abbiamo cercato di portare questa esperienza del Nord Europa, di riportarla anche in Italia. Quindi la Luce Plan come prima cosa era al servizio degli architetti per risolvere i problemi della luce. Pian piano, mentre si risolvevano i problemi della luce, si è creata anche un catalogo di lampade che venivano individuate per risolvere determinati problemi, e così era nata la nostra società, su cui poi io ho continuato le mie ricerche sulla luce, disegnando tutte le lampade fino ad adesso. L'esperienza che faccio adesso con Rotaliana è una delle prime, perché da un po' di tempo noi abbiamo venduto la società alla Philips, e quindi io sono libero anche con me stesso di lavorare per chi voglio. Ecco. Architetto, tanto poi fare anche una domanda a Mirko. Come sta secondo lei il design italiano in questo periodo, in questo momento storico? Riesce ad emergere? C'è la percezione che comunque abbia il livello, la riconoscibilità che aveva un tempo? Lo chiedi a me o a Mirko? Non la sento. Sì, volevo chiederle appunto, secondo lei, se il designer italiano oggi ha quella riconoscibilità che aveva in passato. Come sta, di fatto? Ma tratta un argomento un po' triste, perché
il design italiano da tempo vive come sugli allori del passato, che oramai sono cose del passato, mentre invece il progresso del design italiano non lo vedo in modo particolarmente felice, ecco. Comunque va benissimo, nel senso che c'è stato un momento in cui l'Italia era al centro, in particolare Milano, era al centro di tutta questa ricerca. Il mondo si è ampliato, le comunicazioni sono diventate globali e così come sono arrivati in Italia molti architetti stranieri a lavorare proprio con noi, con le ditte italiane, con le aziende italiane, a portare i loro interessi e le loro istanze, il tema si è allargato. Io vedo il design italiano come uno dei tanti design che stanno lavorando adesso. In Italia abbiamo ancora il vantaggio, diciamo vantaggio, di avere questa realtà produttiva così spezzettata, ridotta, di piccola dimensione, che permette una ricerca, che permette di controllare delle ipotesi, eccetera, cosa che in altre situazioni dove l'industria è più sviluppata e dove le logiche industriali non permettono approfondite diciamo ricerche o comunque ricerche a diversissimi livelli, sono più difficili da portare avanti. Per cui in Italia c'è la possibilità di realizzare, di verificare, di vedere delle cose innovative, perché il design è per me soprattutto innovazione e proposizione di quello che il progettista coglie dalla realtà del suo tempo e cerca di trasmettere in un oggetto prevedendo un'ipotesi di futuro. Oggi il design va nella direzione del marketing, ossia mentre prima il designer inventava delle cose che non esistevano e che spesso erano delle cose intelligenti e utili, adesso spinti dalla molla unica del denaro e del marketing, vengono richieste le cose che già più si vendono. Questo determina, è il contrario della progettazione. Progetto vuol dire gettare oltre. Ecco. C'è una domanda, infatti, da Luciano Pagani per lei, architetto Rizzato. Quando la luce negli spazi abitativi può diventare rituale e perché questo aspetto così intimo e importante nella società contemporanea si trascura? Ma non vedo che si trascuri, cioè. Perché dice che si trascura, viene utilizzato. Sicuramente la qualità della luce ha anche un suo aspetto rituale, no? Perché vuol dire anche di ripetizione, rito vuol dire come ripetizione di certi schemi che proprio nella sua ripetizione trova la sua ragione di essere, no? Mirko, che poi un po' il ruolo anche degli architetti è quello di alzare l'asticella delle aziende, no? Cioè io immagino che appunto sempre gli architetti chiedano qualcosina sempre in più a voi aziende per alzare l'asticella di fatto. No, assolutamente, come diceva giustamente l'architetto, purtroppo il mondo del design adesso segue molto la domanda, quindi quello che il cliente poi finale richiede, e diventa sempre più difficile riuscire a creare oggetti nuovi e a farli entrare nei meccanismi di pensiero delle persone. Ogni volta che si introduce qualcosa di nuovo è molto difficile da far assimilare ai clienti. Io qui mi occupo sia della progettazione, ma spesso ha a che fare anche con il cliente che viene direttamente, e vi assicuro che spesso è veramente complicato riuscire a convincere, tra virgolette, che si può fare qualcosa di meglio, che c'è qualcosa di più utile, più funzionale, più bello.
È una lotta continua con la committenza, perché comunque a volte spesso diciamo che l'elemento prezzo prende forse il sopravvento. Sì, purtroppo più l'oggetto è particolare e ahimè più diventa anche costoso spesso. È difficile trovare un oggetto molto particolare, molto ricercato ad un costo contenuto. A me piace dire che il LED è diventato come i classici elettrodomestici in un'abitazione. Prima uno pensava a una lampada, cosa succede? Una lampada non funziona più, cambio la lampadina. Adesso per avere un oggetto che duri nel tempo bisogna investire un po' più di denaro, ma diciamo che questo investimento rispecchia molto anche la qualità, perché io personalmente vi posso assicurare che ci sono prodotti di tantissime fasce di prezzo e ognuno sembrerebbe uguale all'altro, ma poi dopo c'è un abisso. Quindi la grossa differenza, ahimè, la fa sì il prezzo del finale del prodotto, la fa anche la mentalità poi dell'utilizzatore e se viene progettata la luce insieme al progetto dell'abitazione o di qualsiasi cosa sia poi l'ambito, ecco. È fondamentale. Ho fatto l'esempio prima banale della scala, ma perché è quello più frequente. Spesso la richiesta è: ho questo punto luce per illuminare 100 metri quadri, come faccio? Ormai è abbastanza tardi. È anche vero che adesso ci sono tante soluzioni che, pensando a questa problematica, hanno portato delle soluzioni. Ecco. Quindi ho un punto luce, cosa faccio? Prima si usava la tesata, che ormai è superata, evoluta. Diciamo che andrebbe pensato prima, anche nelle ristrutturazioni, ecco. Quindi il mio consiglio è se non avete tempo di seguire la luce, chiedete a chi lo ha, chi fa questo, si specializza in questo, perché porta il progetto a un livello superiore. Sì, sì, oggi forse bisogna circondarsi di professionalità che abbiano qualità, che abbiano in qualche modo una certa visione. Anche perché un architetto non può fare tutto, immagino. No. Io personalmente ho seguito 5 anni di architettura, ma poi, vabbè, il periodo non è di aiuto, ma ho deciso di specializzarmi in quello che più mi piaceva dell'architettura, che è appunto l'illuminazione. E ho deciso di proseguire con questa strada perché attualmente in Italia, perché poi nel resto d'Europa devo dire che ci sono aziende addirittura che si occupano solo di progetto di luce. Qui è un po' più difficile, però ci si arriva. Piano piano ci riusciremo. Che poi un po' architetto, spesso in passato durante i convegni che facevo in giro per l'Italia, percepivo un po' anche lo stato dell'essere dell'architetto, un po' che in qualche modo sta patendo questa sorta di specialità di frustrazione, perché di fatto la committenza non riconosce un po' il lavoro che c'è dietro dal processo creativo al tempo, diciamo, che un architetto sta dietro ai progetti. Fa sempre, diciamo, emerge sempre l'aspetto economico, e questo è un aspetto molto complicato da portare avanti per la figura di fatto dell'architetto. Sì, sì, ma l'aspetto economico è proprio uno delle parti fondamentali del progetto. Io dico che il progetto non è solo un fatto formale, ma è un fatto che è formale, tecnico, funzionale, economico, comunicativo, insomma tutti questi fattori fanno parte del progetto e il bravo progettista ne tiene conto. Il problema è anche, come un po' andando avanti in questo ragionamento, è cambiata un po', anche relegandosi al fatto che lei mi aveva chiesto prima il design italiano, in che situazione è, eccetera. Insomma, è cambiata molto la committenza o comunque l'utilizzatore. Nel momento d'oro del design italiano, l'utilizzatore era una cerchia ristretta di borghesia illuminata, che colta, che nel dopoguerra ha iniziato la ricostruzione in Italia, per esempio, e quindi c'era una capacità da parte del pubblico di scegliere delle cose in modo consapevole.
Oggi il pubblico non ha più la capacità di scelta, c'è una massificazione, il pubblico è diventato, diciamo, più incolto e segue le mode. Non è un caso che uno compri dominino i marchi, per cui uno acquista la Lacoste piuttosto che il prodotto di Prada perché si sente tranquillizzato da questo marchio che gli dice questo è un bel prodotto, ma lui non è in grado di capire se è più bello o più brutto. Questo avviene per una camicia, per un cappello, per una scarpa e tanto di più ovviamente avviene anche per la scelta di un oggetto di arredamento, di una poltrona, di una lampada, dove l'acquirente non ha in genere una capacità di scelta. E purtroppo c'è anche questo fatto che io lamento, che è questo avvicinamento del mondo della moda al mondo del design. Il mondo della moda ha dei tempi e delle logiche completamente diverse che sono state portate nel mondo del design. E il mondo del design invece avrebbe dei tempi più lunghi solo per questioni di tecnica, di messa a punto, eccetera. Il fatto di dover continuamente seguire una moda fa sì che la gente non abbia più nessuni termini di giudizio per poter avere un giudizio razionale per prendere le sue decisioni. Segue quello che è l'andazzo della moda. E questo avviene anche nel design. Da questo punto di vista non penso sia una bella cosa. D'altro canto è la realtà e con questa si dovranno fare conti e prendere le contromisure, diciamo. Assolutamente. Io ricordo tra l'altro ancora i progettisti collegati che sull'area sondaggi è attivo anche quello legato, diciamo, alla privacy, è utile a consentire per ricevere poi la documentazione dei vari webinar e in qualche modo ricevere appunto le slide che tra l'altro potete ovviamente richiedere a Mirko, avete visto prima in qualche modo i suoi riferimenti, quindi se siete interessati potete in qualche modo scrivere, contattare e ricevere tutto. Ci avviamo verso la fine, in qualche modo Mirko, insomma l'occasione è stata quella di informare i progettisti su un aspetto molto interessante, cosa in qualche modo possono, quali sono i punti di forza secondo te della vostra realtà in questo campo? Cosa si possono aspettare, diciamo, da voi progettisti? È la specializzazione in un ambito, perché si sa che chi vuole fare tante cose le fa tutte ma non le fa al 100%, quindi suddivide il suo impegno, le sue qualità in tanti piccoli aspetti a seconda dell'importanza che hanno per la persona che poi gestisce il progetto. L'aiuto che possiamo dare, io in primis ma anche i miei colleghi, perché noi siamo a seguire la progettazione specifica, quindi degli studi, sicuramente è un apporto tecnico al progetto, una conoscenza di prodotti che magari non sono famosi tra virgolette. Vedevo prima una domanda sulla moda, sul discorso di marketing. Ci sono tanti prodotti che non hanno non sono famosi, non li trovo facilmente, ma che portano il progetto ad avere una propria identità, ecco. Unito a questo, quindi la parte normativa, nel senso che in un'abitazione privata è meno richiesta, però in un discorso magari pubblico di uffici, sapere che quello che sto inserendo funziona dal punto di vista della quantità di luce, oltre che per l'estetica, secondo me è veramente importante, perché poi ne va della qualità dell'ambiente stesso. Leggevo prima anche una domanda riguardanti i costi di manutenzione e spesso vengono tenute spente queste lampade. È chiaro che qui dipende molto da cosa vado ad acquistare, nel senso che, come dicevo prima, ci sono di una tipologia di prodotto 10 diverse aziende che lo fanno e tutte 10 con una qualità e quindi una durata diversa. Io ho dei clienti che, ovviamente avendo dei budget ristretti, consapevoli del, diciamo, abbassamento un pochino della qualità, hanno già preventivato i costi di manutenzione in un futuro.
altri che invece non hanno problemi di budget hanno inserito prodotti anche più evoluti, più tecnologici, difficilmente avranno necessità di manutenzione, soprattutto sul LED. Dipende molto da cosa inserisco. Questo è un altro fattore in cui possiamo essere molto d'aiuto. Chiudendo poi il discorso, la parte progettuale, la parte di cantiere, perché poi noi andiamo anche in cantiere, seguiamo tutto il discorso cantieristico fino al montaggio e alla vendita diretta, quindi non è solamente un progetto che poi prendo e do poi a qualcun altro, al mio rivenditore di fiducia, ma è un progetto che io posso avere finito, completo anche del prodotto. E questo secondo me è fondamentale come supporto, perché leggevo anche nei sondaggi un pochino, diciamo, i vari voti, spesso viene lasciata un po' così al caso, sia per mancanza di tempo, sia per mancanza di budget, sia per mancanza di conoscenze, tanti fattori portano allo stesso risultato, poi, che è quello del un risultato mediocre, ecco, quindi un po' questo, riassunto. Allora, c'è intanto la regia, mi ha anticipato il pop-up di Facebook, vi chiediamo a voi progettisti, architetti che non avete ancora magari messo un mi piace, se avete Facebook, ecco un appello appunto, questo perché ci è utile anche per comunicarvi più in fretta i vari, diciamo, webinar che ci saranno prossimamente, i vari convegni, quindi se avete Facebook in qualche modo potete mettere un mi piace. Siamo verso la fine, architetto Rizzato, parlava giustamente anche della committenza, di una questione anche culturale un po'. E chiudo con questo un po' riflessione che facevo un architetto nei webinar passati. Oggi il vostro compito è anche quello di fare cultura da quel punto di vista? Lo è sempre stato, dovrebbe sempre esserlo, eccetera. E sono anche, vedo che sta cambiando anche molto la rete di vendita. Prima chi vendeva le lampade aveva dei cataloghi e uno andava in un negozio a comprare una lampada che aveva visto sulle riviste. Oggi ci sono realtà come quella in cui opera Mirko che stanno cambiando proprio il modo di vendere la luce, di proporre la luce, eccetera, su cui bisogna fare molto affidamento. Grazie alla loro opera che noi potremmo avanzare e aumentare il livello di conoscenza e quindi di cultura, diciamo. Siamo alla fine, veramente. Grazie e complimenti all'architetto Paolo Rizzato e all'architetto Mirko Moceneghi Gaiato. Complimenti ad entrambi, insomma. Grazie. Grazie a questa conversazione che mi ha molto divertito e che vedo che è stata seguita da molta gente. Quindi assolutamente che questo pensiero vada diffondendosi. Assolutamente, complimenti, grazie anche ai 235 progettisti e architetti che ci hanno seguito per queste due ore, vi ringraziamo ancora, vi ricordiamo su fad.infoprogetto.it i prossimi webinar, insomma grazie ancora, buon appetito e ovviamente buona giornata. Arrivederci. Grazie.